Buongiorno a tutti e bentornati, siamo in live qui su GTA 5, oggi siamo qui su GTA, siamo in pattuglia, stiamo andando in giro con l'auto. Siamo sicuri? Lei è dipendente del concessionario? Non ho capito, scusi, Lei è c'è un problema. dipendente del concessionario? Signora, Sì. una domanda. Ma il veicolo è suo? Lo stavo dicendo, è del concessionario. Ah, del concessionario, perché. Ok, ho capito. Prova appunto perché me l'ha lasciato il direttore da provare perché volevo acquistarlo. Come si chiama il signore? Rino, il direttore. Lei è? E È Joker, Duke. ho sentito un documento, dai. 55 seguito con Se successo vogliamo andare in questo centrale 59 dopo. No, 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 dall'1. beh, posso chiedere il documento? Buongiorno. Ce l'ho. No, non ce l'ho. Devo portare in centrale, sì, devo trovare i documenti e Sì, andiamo, vabbè, andiamo. un agente porti l'auto in centrale. Porto Lei salga dietro, lei salga. Qua dietro, salga. Dietro di qua. Deve salire il collega, però sennò non posso. Ora va. Collega, deve salire. Ma? si è perso la portiera. La gente. Vabbè. Un secondo, abbiamo fatto i problemi di Gente, riaccendere il veicolo, un posso secondo. fare una domanda? Ok, adesso Lei ha dormito? sono collegato in Sì, centrale noi. ma lei ha dormito? Chi? La guida. No, io Come sì. si accende il veicolo? Lei no? Lei è E la pazza. chiave non gira qua. Va sempre Vabbè, a questo punto la così. parcheggio, beh, tanto è una porta rotta. Prego. Non conviene andare a dormire. Ah, io sì, Niente, se dalle torniamo un 3 problema, fino sai, la alle macchina 10 e si fa mezza. male, non cammina più. Devo No, lasciare la no. F5, però non Ormai a si me può. non conviene più, anche perché siamo stati qua fino alle Poi dove 9. torno? Minchia. Nel veicolo, Dove vuoi che vabbè, sti cavoli, non fa un giro. A gestione della chiave del veicolo. A posto, a posto. Prego, fai Ci vado, pure i ci vado. documenti e Quanto è tutto. stato per mancare di posizione? E 1500. sarebbe 1500, sì. Aspetta, no. Sim, gestione sim, usa, gestione sim, usa. Oh, si è buggato. Siamo Oh, arrivati. Siamo arrivati al garage, il veicolo. si è buggato tutto. E vabbè, che cazzo. E vabbè, rip. Ehi, mi si è pagato tutto, Dio mio. Al secondo è turn on, sì.
Se mai riusciremo a loggare. Adesso vediamo perché ora sta scaricando, sto loggando, ecco ora funziona, downloading content, sto scaricando tutto, ma e mo arriviamo, riesco a loggare, ecco, mutiamo la musica, mi dà fastidio, perfetto, e poi farò qua su code, ma falla qua. Falla qua, Toto. Ciao, Fiden. Che troll che sei, Dio mio, Fiden sempre, mamma mia. Ma tengo paura e guardo sempre di quelli che la fanno e io non faccio nulla. Avida loca, grazie per il follow. Benvenuto al canale. Lì no, manco fermo posso stare al centrale che mi prendono lì. No, non è vero, raga, non è vero. Puoi andare a farmare liberamente dove vuoi, Totò, anche qui. Puoi andare a farmare liberamente dove tu vuoi, sempre e ovunque, a farmare il latte, a farmare le cose. Puoi andare nei locali a rilassarti e a fare RP. Guarda che se tu decidi di fare roleplay da civile, tu puoi farlo liberamente, Totò, fidati di me, te lo dico io, cioè. Ciao Simox, e se tu vuoi loggare su Impero per fare roleplay da normale civile che vuole fare roleplay con le persone, puoi tranquillamente farlo, vai nei locali, ci sono 15 locali, 15 attività, 15 business in senso server, e tu puoi andare a fare roleplay dove vuoi, non ti rapiscono mai. Poi ovvio, magari se capiti davanti alla banca in cui stanno facendo la rapina, magari se capiti davanti all'impero, capiti davanti alla Pacifica, capiti davanti alla gioielleria, ovvio che c'è il rischio che ti pescano e ti portano come ostaggio, ma c'è anche sull'altro server in cui giochi ci sta sto rischio che ti pescano per fare l'ostaggio. Non ti preoccupare. Quanto è difficile fare la whitelist su impero? Mira Shadow, la whitelist su impero non è chissà quanto difficile da fare. Basta che c'è il regolamento e poi fai il colloquio orale con gli staff. Con lo staff. C'è un colloquio orale che dura intorno ai 10-15 minuti, in cui ti fanno qualche domanda sul regolamento. Basta che te lo leggi bene bene tutto e la passi liscia, cioè non hai problemi. Mi conosci, sai che ogni tanto sto fermo in un posto a fare il ceppo. Lì su Imperio faccio il carino della fidanzatina e ci mi rapiscono per fare la rapina. No, guarda, tutto come ti ho appena detto, cioè, non lo rapiscono a caso per fare la. Può capitare, ma anche sull'altro server in cui stai può capitare, Toto, eh. Master, ciao. Ok, rieccomi. Esatto. Se vuoi iniziare, inizia su server non whitelistati, così che fai esperienza e stai tranquillo che dopo che giochi un mesetto su un server non whitelist, fai esperienza di roleplay e la passi liscia, cioè la passi senza problemi. Vado, mettevi giù botto. E Smith torna da 10-0. White 18. Ok. Come la va? Come la va? Aiuto! Domani che faccio RP tengo pure di fare. E tengo paura di fare la whitelist, ma. Dai, Totò, mamma mia, non ti preoccupare che la fai senza problemi. Tutto bene, vai, andiamo in pattuglia. La Alessio pattuglia Gamer dove va? 14, grazie mille per il follow, benvenuto nel canale, grazie mille. Guida te. Addirittura.
Eh sì, quando ho gli occhi viola faccio Mi fatica. trovo ad incerciare. Ciao, benvenuto. Io sono in città e siamo solo in due. Guarda qua, quanti siamo qua? Qua non si può vedere perché non funziona. Siamo in... Qui siamo in 37. È bellissimo su solo perché piace a te. 17, buona giornata. Anche se mi fa schifo. Adam 418. Sono qui al garage comunque perché vorrei fare il pattugliamento. Eccomi. Aspetta che devo mutare. Ero mutato, ero sbutato. Come stamattina la Cities. Ok. Ok. Sono in città solo da 20 minuti, io. Cioè, Buongiorno, vai tu con lo recluto? Sì, ma la mattina non si fa mai niente di concreto. Aspetta, devo entrare e uscire dal servizio. Sono cucazzo che arrivano le chiamate. Cosa? Ah, è vero, anch'io lo farlo. Mi sono in città 2, ora sono solo io. Sono il padrone della città. Chiusa un po' larga, che dici? Se, ma tu la whitelist qui su Impero ce l'hai, Totò, o sbaglio? L'hai fatta? Un giorno l'avevi fatta la whitelist su Impero, tu? No? Prova a farla, no, prova, vieni, falla, cioè ti butti in whitelist, ti leggi il regolamento un pomeriggio e alla sera fai la whitelist, easy, al massimo non vieni rimandato 7 giorni, 15 giorni come altre parti, vieni rimandato 2 giorni, massimo 6 ore, 12 ore, 24 ore, cioè... E ci sono possibilità infinite per fare la whitelist. Adam 418. Ma l'avevo già detto. Vabbè. No, devo ripeterlo io, sono il capo pattuglia. Oh, ok, scusa. Volevo. No, ma stessi ma un po' cagato cazzo però, mamma mia. E tra le sim, tra Le sim, Tego. timbra cartellino e timbra cartellino. E poi dopo non Lo funziona lo stress, il cibo, stress, credo. sì, mamma mia, che palle, veramente. Ok, tanto Vabbè, la sim tutto. basta rimettere quella che avevi già alla fine, quindi è molto più semplice di quel che si pensa. Davide Timbra 06, ciao cartellino Dan, e voglio ciao, fare la benvenuto, sim, ciao, puoi entrare? buongiorno. Ciao, buongiorno Davide. Tutto bene? Cosa? Troppa roba. Vabbè, ma speriamo che oggi col blackout, oggi pomeriggio si sistemi tutto. Ma ieri avevano messo la... cioè veramente si mirava guardando dalla pistola? Cioè... Sì, in teoria sì. L'hai provato No, perché non ho avuto occasione. Ma invece sì, in Pacifica, però non mi sembrava. tu? Non ti sembrava strano? No, non mi sembrava, cioè, non c'era un punto di vista differente. Ah, l'avevano scritto però, non so se ti ricordi. Eh sì, boh. Ah, ci sta qualcuno da qualche parte? Ci sta qualche lugare aperto? Forse il vanilla. Dark Robe R0BE, grazie per il Andiamo. follow, benvenuto nel canale, benvenuto, ciao. Dark Robe. Praticamente è sempre aperto. Cosa? Vanilla? Dove andrà Sì. l'Empire sempre aperto? L'Empire. Salve. Salve, buongiorno. Tutto bene? Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Tutto Mamma bene? mia, non c'ho niente, c'ho una lira, gente, c'ho una lira. Salve, salve, tutto bene? Non c'è una lira. No. Non c'ho una lira, capito? Vuole un sigaro? No, no, grazie. No, grazie. Signore, perché non arresti questo qua? Sigaro Quale? in bocca. Chi a me? No, no, Perché? no, non è che si arresta. 29?
No, non qui, costa. No. Perché mi dovrebbe stare nuova? Per quale motivo? Perché mi ha preso a punto. E sono la che lavorava. Sono la sicurezza del. Stai lavorando che tu scrocchi solo il cibo. No, ah, sono la sicurezza del bambino, sono. Sì, troppo. Va bene. Siamo calmi, eh. Di chi è quella macchina? Di quello senza soldi? È di quello senza soldi quella macchina lì. Vabbè. No! Sì, scende la macchina. Sì, una cosa. La gente mi ha rubato la macchina, io lo so. Ah, è suo? No. Sì, è mio. È chiudere, no? Appunto, a parte quello. Non mi fa chiudere. Devi portare la banca de Fliga. Insomma, lei stava rubando la macchina? No, le stavo portando qui per dirgli se mi poteva. Se mi deve portare. Vai a piedi, vai a piedi. Non so mica un taxi, signore, vai a piedi, mamma mia. Mi fidavo di te. Non fa niente. Si, otto. Sì, mi dica. Cosa? Va bene. È arrivato, sì. Noi sì. È arrivato per tutti i sei picchi tutti, sì. Ma prima dovevo fare sicurezza, mi ha picchiato. Non è vero. Lo picchio va bene. No, va bene se picchi. Il bambinone. Sto troppo con il taser, anch'io tanto. Cioè, quanto volte il taser quando vieni qua. E se quante volte ma si abusa di questo taser gli verrà tolto. Esatto. Per difesa, mi picchia, io non taser. Mai abusare del taser. Ti do le carezze. Sì, carezze. E quando io ti taserò le palle voglio dire come stai bene. No, capito. No. Capito, capito. Mi dissocio in ogni caso. Anche io mi dissocio in ogni caso da queste affermazioni sull'utilizzo del taser. Vabbè, va bene, è stato un piacere, mi raccomando, buona giornata, arrivederci. Arrivederci, state calmi. Quindi non picchiatevi, non teseratevi. Mamma mia, dove mi botti? Ma dove mi botti tu? Ma dove mi botti? Andiamo al nord. Andiamo al nord. Contro Adam. A nord. Contro Adam. Ma la mattina dubito che troviamo gente che ci fa qualcosa, cioè al nord, la mattina. A nord. Oddio, vedo l'autostrada. Sì, ma non si è sembrato sto problema qua, in questa zona qui, ma l'hanno rubato in zona groove lì. Sì, mamma. Hanno rotto mille altre cose, però, Vabbè, ovvio, questo sì, ma più che altro è stato poi il problema di ieri sera che ci sono scritte rosse. Non so, cioè, in teoria l'architetto avrebbe riparato il sistema di GPS nostro, quello dei, almeno delle rapine. Dovrebbe, perché... Ah no, ieri sera era ben sistemato, eh. Era sistemato? Sì, ieri sera non ho visto sovrapposizioni di rapine. Il problema è che... ha rotto tutto il resto, vai. Esatto. Sì, lo so purtroppo, è il problema del nostro architetto. 1099. Eccolo, hai chiamato. Adam 3 disponibile, ci vuole un altro... Esatto. Converge Adam 1, uno di Adam 3. Cioè, c'è mezzogiorno. Ok, arrivo. Devo andare, non so se è mezzogiorno qualcun altro, e alla fine va mezzogiorno. Ho visto che va? Adam che... mezzo e... Gli Adam che vanno si spostano in TAC. Uno e signori, gioielleria, TAC 1 frequenza 6. Molte tre... Sono l'unica Adam. Posti hanno aperto i bandi, quindi... Sì, vabbè, però capisci che non ci sto più stando, non ci sto riesco più a starci dietro io a sta roba di licenziamento di mio. Più che altro che adesso sono tutti chiusi, quindi non possiamo fare niente. Però se sono come riccio... È incredibile il fatto di quanto io abbia da fare durante la sera, cioè... Cioè non ho tempo per poter passare i locali, poi dopo ci sta quell'altro che Che certo cazzo, no? Quella... Cioè, quindi so, c'è una cosa che è sbagliata, poi... Però, il problema è questo, cioè... Oh, che palle la mia vita, ma io perché mi devo sempre cercare persone così? Vabbè, oggi disquisisci. Ma non mi ha manco risposto, cioè ho scritto un messaggio gentile, gentilissimo, e non mi ha manco cagato. Era lì a fare una bella riunione. Sì, oggi magari il computer. Con la webcam. Una webcam appassionatamente e giocare su un giochino molto bello. No, alla fine non stavo giocando, c'era solo... Banner che giocava. Ormai fa parte del gruppo lei, fa parte del Disnitch. Che aspetti?
Manca il gas monkey, mi manca, non trovo mai il titolare, Dio mio. Provo a non chiamartelo, non arriva. Esatto, ma cosa hai preso? Che si è volato lì. Le dune. C'è una dina. C'è un'Africa? No. Io faccio il contrattatore e faccio anche la polizia, tu fai il Sai, in criminale. un'altra città in cui venivo io, si poteva rapinare qualsiasi negozietto, qualsiasi banca, qualsiasi tutto. A me è figo perché così, cioè, differenzi un po' l'habitat, cioè la zona, cioè, cazzo, sempre i soliti negozietti sono, un po' i criminali si abituano, i poliziotti si abituano, cioè, capisci? Sto veramente tutti i negozietti intorno, tipo il negozietto qui a sinistra, sai che figo il negozietto questo qua a sinistra, fare la rapina qua a sinistra, negozietto. Quello lì? Sì. Oddio, sono un po' staroppo sulla strada. Lo so, però capisci un po' che mi avviare zona. Aspetta, Danny, fammi vedere se c'è il ti rimasto Danny cinque. 15, grazie mille per il follow, benvenuto nel canale. Ciao, come stai? Benvenuto. Che cerchi? Vuoi comprarti un carlino? Tu hai comprato un Carlino? No. Addio, potrei A comprare un te Carlino. piacciono i carlini, vero? No, non c'è. No, effettivamente. Però quello era molto simpatico, allora l'ho messo. Non è neanche mio, quindi. Cioè, è di qualcuno, di Qui qua a famoso, ma. sinistra, vedi? Sì, ci sarebbe però figo, il negozietto qui. Giusto per essere un po' differente, guarda, mo. Cioè, vedi che è un po' diverso lo è, vedi? È leggermente diverso lo è, Ben. Beh, la location è diversa, per il resto sono uguali a quelli, a tutti quelli lì. Vai un attimo. Andiamo al negozietto di Sandy Shores un attimo, che ti faccio vedere, ti faccio notare una cosa. No, negozietto di Sandy. Mi dissocio. Un'emergenza, un'emergenza. No, aspetta, le vere sirene. Devi capire cosa, no? Cosa? Non ho capito Un questa. attimo, eh. Dio, mi sono Sai, distratto un attimo. le sirene vere che fanno paura sono queste. Più che paura fastidio. Più che paura fastidio. Ma sai, guarda, la gente si sente parlare delle sirene della polizia italiana, non si cagano sotto. Mol vivo, Per la popolazione comandante. dice Ciao, sì. Aska. Ecco, a Lugriminale. sinistra, qui a sinistra. Vedi, guarda, guarda che bastardo, bastardata sto negozio, guarda, adesso fermati qua. Guarda, stavo analizzando insieme a Pintolazzi ieri che noi all'esterno, quando dobbiamo sparare all'interno, guarda, togliti. Oddio. Ok, quando vedi, devi sparare all'interno, hai Il muro. il no, hai, vedi, le cose di ferro qua, che ti rimbalzano il proiettile. Da Ma che stai dentro non ce l'hanno i bastardi. Ma? No, non ce l'hanno. No. Quindi loro. Pistola giocattolo si può comprare qua al negozio. No. Figo. Quindi. Quella lì. Sto in live da ninja. Se succede qualcosa, Tira questa qui. mandatemi a me. Eh? Quella lì è sempre la stessa. Vieni, era Ah, bastardata. tu intendi la grata, questa La qui. grata, sì, era bastardata. Passano attraverso, eh. Ti blocca il proiettile, vedi? No, passano attraverso. No, prova. Matteo. Prova a sparare. No, guarda, sparami sulla grata, sparami addosso beccando la grata, però non in testa, per favore. Ok, mi hai colpito. Non so fino a che punto abbia preso la grata. Ok. Passano. Passano? Però vedi che a noi danno un po' più fastidio, però loro non ce l'hanno, quindi loro da qua, quando fanno gli stronzi, che si piazzano qua giù.
Spezzano i Ned glitch, sti stronzi. Ci colpiscono. Pum. È vero un po'. Un po' me come cosa, eh? Hai comprato il personaggio a giocattolo? Come facciamo ad avere munizioni? Non sono vetro, sono tutti i vetri, sto rompendo. Quante cazzo di pistole c'ho? No, ma si è rotta. Ho due pistole da combattimento, solo che una... Una è la pistola a giocattolo e l'altra no. Rompono tutte le bottiglie, sta rompendo. Si sta. Vabbè, basta, vai con i bambini, sembriamo. Qua si allena la mira, eh. Andiamo a stare di un attimo. Rompono i vetri, molto bello. Si bucano anche le ruote, guarda. Appena mi sono giocattolo. In teoria quindi non dovrebbe. Guarda, ma sì, ok, mi sono giocato. Bucano anche le ruote, guarda. Ah, aspetta, non va invece, no, non va più. Non bucano, non le buca più. Cioè, fa il senso. Sembra che le buchi, ma non le buca realmente. Poi tipo la luce la rompe. Della come io ci metto. Ah, non si sta mai. Sta furto un cas. Al 444 non ci vedo manco se mi pagano. Cambiamo auto però, cambiamo auto. Tutta sì. Scassata. Guida tu, detto che sei un bravo guidatore. Ucaracara? Ti faccio vedere la potenza del grande Caracara. Sentila, guarda, che curva impeccabile, eh? Che dire, bollettini. Una guida del bollettini genere. Bollettini e bollettini. Una guida del genere te la sogni, eh. Ma che guidabilità, guarda. Ci stanno ancora gente in servizio? Ce n'è uno che in teoria si è distaccato dall'Adam di prima, quindi dovrebbe... Check, ci stanno altre gente in servizio? Beh, spostiamoci in Adam intanto. Sì. Anche se sarà... No, sarà ancora dentro. Boh, è pitato. Oh. Vedrai quando arriverà Gennarino oggi in servizio, se farà Gennarino 18. Ci urlerà tantissimo il radio. Gennarino 18. E ti risponderà le orecchie a tutti, vedrai. Routine. Non me lo fa ogni giorno. Spero di fare un'operazione oggi dove i soggetti saranno solo due. Cosa? Spero di fare un'operazione oggi, però dove i soggetti saranno solo due piuttosto che otto. Che mo' quell'ottavo là, te fa il culo! Lo so,
però io ho cambiato. Dovrei fare qualche outfit. Qualche outfit diverso sgomorro, però non c'ho voglia adesso. Capito. Adesso ho un taser giocattolo. Vai. Tira fuori l'automobile. Automobile. Automobile. Ma lasciamo rimasti da soli. Siamo soli. Dove che ti porti? In un posto magari appartato. Solo io e te. No. No. C'ho male i denti. E che hai fatto? Mangi le pietre. Ah, oh, che bel cartone. E qui ci dovrebbe essere un mezzo container. Mamma mia, ma che è? Ma che brutta roba. Oh, hai i denti, cazzo. Perché mangi le pietre? No, che ho chiuso il cancello. Eccola. Lo sapevo che entrai se dovessi urlando. Urlando. Danzando. Mi sono preso urlando. Ma ci sta una gente da solo in centrale? Rosso? Madonna, fa paura sta zona. No, vabbè, una volta entrati. Ok. Fa paura, Se la città di polizia è vista di peggio. Che è? Allora. Dai, Quinto, che mi picchia. Va bene. Che fa? Andiamo! In centrale sono, vai, t'aspetto! Ok! In generale sono, minchia! In generale sei! Buongiorno! Che è successo? Qualche sparatoria, qualche rapina? Sì, la gioielleria però già sono andato. Gioielleria? Ma in due? In tre. Ah, in tre. E dov'è l'altro? Sei in tacuno. No, l'altro, il nostro, l'altro, dove sta? Quale? Oh, in gioielleria, in tre ci può andare o no? Sì. Sì. Ah, è preso da fuori servizio. Oh. Perché è rimasto da solo. Bravo, ci sei arrivato, bravo. Andiamo a guardare cosa fanno i nostri colleghi. Come va Gennarino? Tutto bene? Tutto a posto, voi come andate? Tutto bene. Ma ascolta, per caso ci avete il numero di Marica? Perché sono le strisce, sento. Ma Arco, perché non tengo i messaggi in gestore, non ce li ho più? Ah, ci devo infilare la scheda, eh? Sì, devi rimetterla dentro. Come si faceva a rinfilare la scheda? La gestione SIM usa. Lui parla. Sì. Dove si trova sta gestione? Ah, sì, lo so. Dove trovi tutto il resto? No, ti devi stare zitto. Sì, 338 80 59, questo era il mio numero. Usa. Che bel numero che tengo, voglio. Lilli, ecco qua. Marica. Ma hai detto, Gennarino, come fare senza di te? Quella è innamorata persa, ragazzi. Ma io sapevo che avesse altri interessi. Chi? Lilli, ma quella è innamorata di me, mo ci devo portare l'anello, devo chiedere a qualcuno che me lo dà. Capire come si compra l'anello qua in sta città. La prima mi porto l'anello, quella là è fatta. Penso tutto a chiederlo sul giornalino. Quando... È mia, tutta mia. Chiediti. O quale? Cioè, quale è tutta tua? Quale? Cioè, chi? Più che altro. Sono più Lilli? No. No, Lilli, quella del dipartimento. Ah.
E sono mia. Molte persone. Sono cattata quella. Capito. Tutta mia. Poi gli ho detto, se vuoi fare cose sporche, cioè cose, altre cose con Marika, non è un problema. Non sei gelosa? No, non sono geloso. Come chi è Marika? Mo te la faccio vedere, te la faccio conoscere. Andiamo al Vanilla, tanto sta là quella. Andiamo a Vanilla. Sta là, mo ti faccio conoscere Marika, la numero uno, eh. Ah, ma quindi con Marika? Chi è? Lili. Con Marika. Lili con Marika. E tu con Lili? E io con Lili. Ah, che bella, che bel giro. Che problema c'è? Che sapevo di molte altre persone di diverso genere. Lily? Con Lily. Lily è number one, Lily number one. Ma Lily è simpatica, sì. No, quello non posso dire nulla. Ma gli intrighi amorosi ti intrighi amorosi. Ah, eccola là, vedi che ci sta sempre. Number one. Io sì. Che è a posto, ho tolto. Che è? Perché io e lui. No, per chiedere. Penso che aveva la musica. Stavamo ascoltando una canzone. Ah, sì, siamo tutti con gli occhi, ci sta, senti buona. Allora, ascolta Marika, ho scoperto, Lili mi ha mandato un messaggio ieri, eh. Basta, lo sta lì, Gennari, ma un po' culo, non ce l'hai il marito, non sei maritata. Chi era quello là? È il mio capo, Gennarino, chi può essere? Ah, ecco, vedi. Questo qua dice che è maritata, poi è il capo. Vabbè, era il mio capo, adesso non è più. È andato? No, perché sono anch'io capo adesso. Ma ascolta, Lily ha scritto che è tutta mia, guarda. Come faccio a mandarti un messaggio? Te la regalo. Ma ha detto, Gennarino, come farei senza di te? Oddio, te la regalo, dai, Gennarino. Che? Te la regalo. Non la vuoi più? È cambiata, dai, è un'altra. Dai, sì. Dai. Come trovo? Mo ce lo dico, aspetta, mo io lo scrivo. Diglielo, madonna. Mi sa che ti becchi qualche tiserata. Fa pure qualche pallottola in testa, ti prende. Oh mio Dio, vedi il socio, come ne vado, ciao. Ho trovato un'altra, l'ho scritto. Vabbè. Che fate voi qua? Se avete qualcosa da mangiare, come avete su fame? Sì, andiamo con qualcosa. Devi farti morire di fame, lo sai. Oggi i locali falliranno perché nessuno ha fame e sete. Nessuno si deve dissestare? No, dissetare, cretino. Distressare. Distressare. Tutti i dislessici e disgrafici. Dammi qualcosa che ho preparato con molta cura. Sto stressato assai, quindi sto qua un po' io. Ma tanto non è un problema della città. Dammi il ticket. Sì. Un ticket. Lo ticchettino. 99. Lo ticket. 99. 99. Uno solo, aspetta. Passamene uno. Ma è normale che anche sì. È sempre sazio pure. Sì, tutto normale. Oggi i locali falliranno oggi. Oggi i locali faranno pochissimi incassi. Quanto ti devo dare? Che è un piacere pagare per te. Ti faccio la fattura. Fa la fattura. Devi pagare me. Sì, voglio pagare a te, il locale è tuo, pago a te. Scusa, Quant'è sta fattura? 200. Solo, di più. Di più. Ecco qua, l'ho pagato. Grazie. Va bene, chi è l'altro ragazzo? Oh, il nuovo marito. La sicurezza. Ah, sicurezza. Il nuovo marito che è mio fratello. Ah. Che ne so io? Lei è il fratello di Marika? La mamma mia. Ah no, certo che ce l'avete. Eh? È orribile come sbirro. Cioè. Guarda. È bravo. Però quando vede ragazze impazzisce. Si vede. Per questo oh, chiamata. Oh, che chiamata? Sarà. Non mi è arrivato niente, è possibile. Devi. Devi andare a attivare il cartellino. Ma che cazzo dici? Sì, è rotto. Fammelo attivare. Aspetta, forse qua ce l'avete voi il timbro cartellini? È qua, sì, in quel negozio qua. Sì, c'è il dispositivo. Una capata, ti tiro, su, dai, andiamo, va. Andiamo, c'è. Arrivederci, Marika, grazie mille per il cibo, buonissimo. Arrivederci. Andate a timbrare il cartellino, E che ne so io? Da
quando è che si dà? Ogni volta devo timbrare il cartellino. È rotto, quindi. Sì. Niente. Ma ieri sera c'è stato un casino che in pratica sono rotte un sacco di cose, i nostri cartellini. Come mai? Non ho aggiornato, capito, lascia stare. Lasciamo stare. È sempre quello, sì, è sempre tanto il lavoro, è sempre quello. Vabbè, dai. Almeno è più facile. Aggiornano la fibra in città e si scassa tutte cose. Ah, tu dici? È così, fidati. Mi fido. Dov'è la cosa? È vicino al metal detector. Al velatore! Signore, fa lui. Chi è Smith di due? Guarda. Lui. Mamma mia. Venga. Vale. Come no? Tenete no. non ci siamo. Che comunque ero dentro, ero agente, cioè ero in servizio. Devi fare fuori servizio. Ah, servizio. Io rientravo, ok. Devo fare esci e entra? Sì, esci e rientra da servizio. A posto. Ah, mi può dare la patente? La patente, sì. Sì. Spera un secondo perché devo buscarla. Ascolta, hai visto l'altra volta che è successo, Smith? Cosa? Quel negozietto là è liquor. Si è fatto un sacco di soldi per Capodanno. Ha venduto tutti i liquori. Per la targa del suo veicolo. Sta pieno di soldi in cassa quello là. Quale? Il liquor. Però speriamo che non ci vanno, capito? Se vanno a rapinare il liquor si fanno un sacco di soldi. Lo so. Mannaggia. Ma ha detto a me, ho venduto tutti i veicoli. Incredibile. Lo so, ma quel negozietto lì ha fatto veramente tanti soldi ultimamente. Sì. I07. No, stare attenti. Salve, mi dica. Salve, dovete sequestrare un veicolo? Sì, lo fa il collega qui. Venga qua. Allora. Tiene la patente? Certo. Tenga, le faccio. Dai un po', fammi vedere. È originale. Quando si riesce, ecco qui. Che lei? Lo vedevo, amore? Lang, è originale, incredibile. Allora, come si chiama il tuo veicolo? Un Baller Sport. Baller Sport, ho capito. Allora aspetta un po' che ti faccio la fattura. 1500, giusto? 1500, sì. Ecco qua, fattura. Lei paghi, che io adesso prendo tablet e facciamo di sequestro. E può andarla a riprendere. Ecco qua. Dica un po'. Qua. Targa. La targa, bravo. Allora, MT SK 9591. Ecco qua, MT SK 9591, a posto. Grazie. Sì, a posto. Arrivederci. Arrivederci. Ascoltate, mandate un messaggio a cavolo nel coso della polizia per capire se mi parte la roba. Sì. Prova, Ski. È partita, bravo! Questo violenza. Ma se faccio così? Ti chiamerai lo stesso? Vabbè, dai. Sta chiamando la polizia. No. No, non ci sta più il telefono. Molto utile. No. Andiamo, ho sentito uno in radio, ce n'è ancora? Ancora, signore radio? Pronto? Pronto, c'è qualcuno? Sì, quel camioncino. Salve? Ah, no, volevo fare uno scherzo a mezzogiorno. No. Sono uscito subito. Mezzogiorno. Salve. Sono i clown, ci sono. Ragazzi, chi ha ordinato i clown per il compleanno? Per la festa? Io no. Hai visto? Questa bella macchinetta che mi sono trovato? Io no. È bellissima, la voglio anch'io. Io con questo voglio andare a fare i giri, i camping. Sì. Lo sai quanto mi è costata questa? Non è come andare a pagare. 300.000. Sono in... Alcuni potrebbero usarlo, visto che gli rispecchia pieno il proprio essere, capisci? Sì. Infatti è tanto bello.
che roba. Suona. Ma perché ridi? Sa dire che sei un pagliaccio? Sì, no, prova a guidarlo un attimo. Solo se dicendo tu, non io, cucciolo, come stai? Siete qua, eh? Mezzo. Prova il motore. Sta posto a muovere. Com'è? Caccia. Funziona buono? Corre sto coso. No, senti che rumore fa il motore. Posso andare? Vado. Prova. Vado a che? Lo di provare il movimento, se no non lo senti. Ok. Faccio il giro qua. E vai. Cazzo fai? Oh, bello. Così vieni. Che io, noi tu sì. Uite. Uite. Come cazzo si cambia sim che non funziona niente qui? Allora, contatti rimangono giusto se cambio sim, sì, perché sono sul telefono. Sono al clacson. Normale che fa sti rumorini qua. Sì. Prova. Bellissimo. Fate un giro. Sì. Telefono alla contrada, ma di amare. Pronto? Smith? Sì? Dove stai? Ti viene più tardi, sei in centrale. Adam 218. Ma che cacchio? Bello, di là. Ma... Oh, tre fa mesi ridere. Aspettato prima me lo portassero in città. Quante volte gliel'ho chiesto. Capito, ci sta. Dove stai? Sì, ho messo il Discord che poi rispondi quando finisci live. Ok, va bene. Ci sta. Ora vado un attimo là. Oh. Agente Rossi 18, buongiorno. Oh, stai dicendo? Dove stai? Sono in centrale. Arrivo. Entrare dove? Quale piano? Garage. Come garage? Non ci sta in garage. Ero fuori, sì. Sei ubriacato? No, sono qua. Ciao. Buongiorno Rossi. Buongiorno. Come stai? Tutto bene. Tutto bene, tu? Sì, tutto bene. Arrivo, vado a cambiare. Vai. Come? Dimmi. Un po' così. Ok. Vediamo la mia nuova macchina. No. Ok. White. Signori, tutti gli agenti qui al garage della centrale che formiamo l'Adam per andare in pattuglia. Dai, su. Sono ok, voi siete fuori, a posto. No, dai, su, è stato molto eccitante. Ma? Vai riga tu. Vai cambiarti, vai riga, immediatamente! Ma che servizio? Entra in servizio. Ricordo a tutti gli agenti che sono in transita recentemente di timbrare il cartellino fuori servizio in servizio perché non arrivano le chiamate, non arrivano. Agenti Smith, quanti ne siamo? Infatti, no. Quanti ne siamo? Oh, assai, io non ho visto assai. Hai visto Lily quando era buona? Vestita sì. La conosco, ben Lily, non è che la conosco. La conosco, capito te. Ma che? Ma... Vabbè, io... Adesso mattina appena sveglio, ti ho capito che fai. Il problema è stato che prima mi ha chiesto per la Blaine. Io ho detto no perché eravamo sempre precisi. Ma siamo in 9. Vai, ora potrebbe anche farla, ma fa la flica quell'altro. E niente, rip. Se fa flica. Se dovreste comprare della droga, a quanto vorreste comprare della marijuana? Della marijuana? Ho imparato, fammi vedere. Cos'è? Oh, cos'è? Io la marijuana la comprerei a Lilli. Di chi è lui quanto la vende? No, non rompere le palle, dai. Lilli. Mamma mia, che agilità! Mamma dai, ragazzi, andate in pattuglia. Dai. In pattuglia con Lilli, vai. Dai, Lilli, vai in pattuglia con voi. Andare con Gennarino? Sì, andiamo con Gennarino. Dai, che ti diverti un po', dai. Ecco, esatto. Andiamo. Fate un Adam sull'applicativo, Ok, va bene, capo. Signore. E Adam 2, completa bene il corretto, bene l'applicativo, che vedo solo un agente. Sì, perché io ho problemi sotto. No, aspetta, tu che dietro ci sta mezzogiorno, per me. Mezzogiorno? Ma ci sta un agente in centrale ancora?
C'è White lì. Mette comunque nella DAN 2 c'è Russo. Andrei, e 10 8. Appendate intanto. Che c'è da problemi. Dai, andiamo in pattuglia, White. Non processata. Cazzo ne so, Range 18. Noi facciamo la multa di $50 ogni grammo di marijuana. Quindi non so quanto costi esattamente un grammo di marijuana all'esterno da qui. Noi la multa la facciamo di 50. Ma lui quando, chiedi lui quanto te la vuole vendere, non rompere a me. Cioè, chiedi lui quanto te la vende. Mi dice, accetti anche non processata. Faccio sì, ma non deve costare troppo. Sì, ok. Quindi così, quanto me la puoi fare la non processata e vediamo se è ragionevole. Quindi così, parli di dare il culo, tu le risposte. Sì, se non si può fare, quindi ci mette, ecco. Adam 3, andate. 10-4, come andiamo? Rispostiamo in frequenza 6. Ok, ricevuto. Lilli, dili così, cioè, quanto me la fai la non processata? Che sarebbe lo ci mette, no? Sarebbe lo ci mette, no? Sì, esatto. Chiedili lui, no? Chiedili quanto me la vuoi fare. Secondo me è lui. Ma tu chiedi quanto me le fai tu, cioè vediamo se è ragionevole. Gioca lì sta carta, ci dici quanto me le faresti tu, vediamo se è prezzo ragionevole. Ma perché abbiamo un nuovo numero? Lascia sta, andiamo White. No. Mi dici qualcun altro? Non c'è nessuno. C'è una gente in centrale, eh? Check. Ecco, ci sta Riva. Vedi, non c'è nessuno. Ciao Riva. Ciao. Entri in servizio? Sì. Allora, ecco arriva, vai. Che culo. Ma come che culo? 45 al petto l'ho protestato. Quanto? 45. Chiedi di abbassare il prezzo. Se lo abbassiamo... se lo abbassassimo a 30, chiedi così. Fino a 30 la comprerei, così ti dici. Così sembra più credibile che giochi un po'. Giochi un po' sui prezzi, così. Poi magari tipo gioca anche sul fatto quante me le venderesti. Che magari se me le vendi tanta, magari 400 te la. 400 non processati. 400 non processati, dilli allora. Te ne compro 400 non processati se me le fai a 30, altrimenti te ne compro 245, dilli. Così magari vedi che è un po' più ragionevole come pensiero, che ci pensi. Lilli, senti, io ti vengo in conto, te le compro tutta. Però tu devi venire contro a me quel prezzo. Ma? Questo è un assurdo, ho visto io, vabbè. Non posso guidare io, Strange, guida tu. Non stai più Strange, è vero? E si è perso Strange che è sceso. Riga. Oh, white. Allora, che sta scrivendo? Niente, vedo se riesce a processarli. Mi fa sapere, vedo se riesce a processarli, poi ci si... Tutto. Casa, dove l'hai comprata? Non è la casa. Non l'ho comprata? Oh, ma perché qua non mi risponde mai alle mail? Che? Roll. Ma Roll non risponde manco a me, sarà strano di lasciare. Gli scrivo, tu entri in città oggi sera, gli mando lo screenshot del telefono e non mi risponde. Poi gli chiedo sera, verso che ora? Le 22? No, non mi risponde. Adoro. Capito, Dodò, ma... Ma vedi che comunque non ti confonderai, Totò, cioè...
Non ti confondi il regolamento con il quale, con il di là. Tanto bene o male le cose sono molto simili. Quindi cambiano magari qualche numero, cose così. Ok, qua abita casa mia. Questa qua è casa mia, guarda, bella. Questa qua, arriva al mare. Entra, entra. Ah, va. Un attimo che riesco a parlare alla radio, un attimo. Avanti. Mi servirebbero 30.000 dollari per la African Bank. 30.000? Avassa 25 che li porto. Aspetta, ora chiedo. Oh, ma c'è qualcuno? Oddio, c'è qualcuno, mi sa. Pavlovina? Pavlovina! Pavlovina? Pavlovina! Sono sotto casa! No? Dove siete? Hai già salvato di me, lei. Avanti, ripeti? Mi servono 30.000 dollari. 30.000, è sotto 50, è sotto 25, non vuole 25. Ah, 25 ammazza lo saggio. Bella, faccio cazzo però, eh. Dili 28. Vabbè, ragazzi, 30.000, basta Che così, strano. sennò qui faccio uno sfoggimento di sangue. Va bene, arrivo a 30.000, arrivo. 104, siamo alla fine Usciamo? città, 584. Ciao! Io ti rompo il culo se spari ancora davanti a casa mia. Eravamo dito, sentivamo te parlare. Recluta Walker disponibile per pattugliamento. Mi trovate al garage se c'è qualcuno libero. Ciao, vado a lavorare che mi chiamano. Ecco, io stavo cercando di scappare. Lì? Di cosa? Ah, Va bene? Io stavo cercando di scappare. niente, ciao. Ti attendo qui, intanto cambio radio. Ok, 54 arrivo. Oh, che cazzo spara? La cosa è vera, lei. Pilotti veri. C'è un cane. No, non è vero. Regolamento di code, dico, ormai quello di Disney, non ricordo, non me lo ricordo più. Pavlo Vena in casa, la sentivamo. Ai ai ai. Sì, ma non vorrei che fai tutte operazioni sempre così, poi alla fine, cioè, sono belle, sono molto belle. Però, quando vado a fare operazioni, poi alla fine perde un po' il loro fascino, secondo me. Allora, sempre queste operazioni? Ma allora, è stato un periodo in cui non abbiamo smesso di farlo, quindi. Ma peccato che di tutti si riesce proprio Non a. vedo gli agenti di polizia io, un attimo che non li vedo. Si riesce proprio a. Andare sul vivo. Un secondo che li puntiamo. Poi fa dei gambi, fa tipo gambi di pinno. Oh. Niente, me li passi. Oh, se spara a me. Secondo, signore, che ci stanno portando Se la spara a palizzina, me. stanno portando Un attimo, la Se spara a me, Dammi. Se spara a me, affritta il fuoco. No, no, deve capire che se i soldi arrivano, siamo di più. Secondo. Tutto caschetto. Se c'è qualcuno Non libero, mettere, non andate al mettere. Sì. Perché? Se aprite il fuoco Sennò puoi andare. No, che dopo di Non Grulì, è cosa reggito. fai? Entra anche tu di Robigna. Sì, ti riporta qui adesso, un secondo, sta arrivando. Mi raccomando, uscite disarmati a prendere i soldi. Non voglio vedere Ovvio, armi. Mi raccomando, eh. Metto qui a terra, li metto, eh. A me sta cosa che loro mi puntano. Vabbè, punta l'ostaggio. Ecco qua i suoi soldi. Arrivederci. Grazie. Ciao. D'accordo, ormai vi O dicono, è un botta di soldi. E poi entra anche in rapina che ha messo il caschetto. E non ci può.
tra quelli di chi? Hai fatta la tua 55 ne perdi. Quando l'ho modificata? Non l'hai modificata? No. Allora 38k e fai full kit modifica. Quanto? Solo 38k? Sì. Molto full poco. Kit estetico e modifiche estetiche più è... più motore tutto. E modifiche estetiche. Ci sta il Bennis in servizio? Mi dici? Bennis è nato, giusto? Sì, sono andato. Andiamo a farlo, andiamo a farlo ora. Io leggo più che tanto con Dare. Quindi andiamo con... Andiamo. Io non... Tu riesci a vedere se ci sono. No, vediamo vedere le luci sul giornalino. In teoria 38k, se non mi sbaglio sì. La 500! C'è qualcuno? A 10.55 è concluso con successo. Dove è la macchina? Arriva a 10.8. Buongiorno. Buongiorno a voi. Vado in 10.7. Eh? Buongiorno. Tra poco io vado in 10.7. Capito. Capito. Ma ci sta qualcuno o no? Se cominciasse a sparare con la pistola di giocattolo dice che attiro l'attenzione. No, no, farlo. Adam 5, 18. Indovina come si chiama questo... È della Grotti, eh. Indovina come si chiama questo outfit. Da... boh, non so. Oh, un'altra cosa mia. Salve. Salve. Non ora qui facendo un'ispezione qui e contro no, sto scherzando. Adam, è stata tossica, cioè. Ne presi dell'arteria. Non resta nessuno, mi sa che vado. Arrivederci. Questa qui sarebbe la macchina stile Totò, vero Totò? Sarebbe una macchina che compreresti subito, vero? Qualcuno mi manda un messaggio test alla polizia. I5? Ok, mi è arrivato. No, smetto, non mi arrivavano i messaggi. Bisogna timbrare il cartellino fuori servizio e poi di nuovo in servizio. Ok, fatto. Salve!
qui ad Amcini, 15.55 nel presidio del 130. Magari farla gialla, vero? Già. Am 5 di 55 concluso con successo. Non sono venuto a modificare le auto alla Santa Scasto mia. Mi hanno pure scammato, nel senso che con la macchina più di così non poteva andare, anche col full kit. Cioè andava a 230, però full kitata va a 230. Salve gente! Salve, dobbiamo modificare l'auto. La può farlo? Sì, sì, posso. Ok. Quanto costa full kit motore più estetico? È tutto, tranne rinforzi, 33.000, gente. Ok. Con rinforzi? Adam 2, 10.29. Sì, aspetta un attimo. Sì. Occhio. Di là costava di più di meno? Di 33.000? Io 38. Con rinforzi? Non so se mi ha messo qualche rinforzino basso. E l'inforzo le voleva... Quanto costa l'inforzo, diciamo? Dipende da vabbè, intanto facciamo senza rinforzo, tanto non mi serve. Comunque, volevo fare un full kit tutto completo, motore, tutto. Ok, faccio fattura prima. Sì. Faccio uno sconticino, visto che il ragionamento posto il 30 grazie mille. Dentro, ok? Grazie mille, molto gentile. Eccole. Grazie. Ok. Perfetto. Quanto volevo l'estetico, giusto? Esatto, ora estetico. Facciamo qualcosa di carino. Volevo farla okay. Molto bella. Vado a step, ok? Allora, prima volevo facciamo. Fare vedere gli sticker. Okay? Ok, vediamo gli sticker. Allora, i primi sono più o meno da quelli da corsa. Eccoli qua. Ok. Poi c'è questo qui che fa una liga sotto. C'è qualche gioielleria in corso? Flica. Ah, ricevuto. Eccoli qua. Questo cos'è? No, niente, sono finiti. Quello con la riga in mezzo era carino, quello con la riga in mezzo, bianca e nero. Esatto. Così? Mm-hmm. Bianca o nera lo vola? White, aiutami a decidere, com'è più bella, con la riga bianca o nera? Dipende. Io voglio fare un colore tipo sul rosso, vorrei fare, quindi... Allora nero ci starebbe anche, se, anche se è un rosso chiaro va bene nera, sì. Sì, proviamo a vedere, sì, sul rosso chiaro vorrei fare, infatti. Ok, allora le applico questa qui. Sì. Ok, facciamo subito il colore? Sì, facciamo subito sul colore, così tagliamo via il testa al toro, voglio dire. Quello lì lo voglio far diventare uno spazio. Esatto, così, esatto. Ok. E il tettuccio, la parte alta, anche lì si uguale. No, oddio, togliere okay. No. La farei sempre uguale, perché fare sto spezzato, spezzare i colori azzurro, rosso... Qui Adam 5, siamo al 208 per un... Adam 2, 18. Sospensione del traffico. Così com'è, secondo te? 10.5. Ci sta? Sospensione del traffico, troppo, ragazzi, anche c'è un soggetto... Madonna, è vero, dentro si può modificare il colore e rosso. Stiamo cercando di risolvere il problema. Vediamo. No, dentro praticamente il secondario e il primario, guarda, le faccio vedere. Ah, quindi il secondario serve la parte alta, quindi anche gli interni. No, praticamente il primario cambia il bordo dei sedili, vedi? Sì. No, scusa, gli interni dei sedili. Sì. E invece il secondario cambia l'esterno. Bordo. Sì, capito? Mamma mia. Era un po' non saprei come farla, sinceramente. Oddio. Così? Bianca e rossa non è bruttissima, eh? Però farei rosso e bianco. Esatto, rosso sotto e bianco sopra. Proviamo, okay. Dopo. Proviamo a fare in inversa, adatta. Così ci sta! È vero, ci sta così, non è male. Così non è male, vero? Ma non dispiace. Ok, abbiamo risolto il problema, il traffico... C'è un bianchino allora, così chiaro? Un bianchino. Sì, si può stare, ma se... Un quarto di bianchino. Le righe rosse così in mezzo le togliamo, se lo proviamo a togliere, perché... Non so, ora che colore mi fa un po' male. Va un po' male. Sì, proviamo a toglierla libera. Esatto, proviamo a toglierla, esatto.
E così non è male. Ma sennò se proprio se vuole una libra tipo questa qui, vedi che non... Ah, quella scritta Grotti sotto ci sta, è vero, è vero. Esatto. Esatto, così va bene, così. Perfetto. Ho le luci, vorrei proprio sul giallo potente, anche più di così se ci può. Ok. Sì, sì. Perché proprio per far vedere che è vecchia, più la macchina proprio sul col vecchio. Io, se così sembra sportiva. Però vabbè. Allora, giallino, tipo... Esatto, così, così. Sì, così, sì, così, così. Ok. Poi le ruote si possono modificare o sono queste solo? No, no, si possono, si possono. Vediamo un po' che ma ruota abbiamo. Ci sono anche tutte le cose estetiche. Sì, sì. Intanto vediamo le ruote d'epoca. Un po' vediamo sulle ruote d'epoca intanto. Ok. Sembra un po' sul vecchio, se vediamo. Voglio tenerla proprio classica, proprio così. Queste qui no? No, no, troppo. Perché tamarre. Poi non rimangono. Non rimangono. Ok. Così, allora rimaniamo così. Allora, lasciamo sullo standard che ci sta. Standard, ok. Sì, adesso andiamo su tutti i dettagli, giusto? Sto, no? Esatto, esatto. Allora, partiamo con l'alettone. No, cioè, ce ne sono. Guarda, ce ne sono 4. 1, 2, 3 e 4. No, il lettore direi di no. Tu ce l'hai, hai messo il scofano aperto. E io ho messo questa cosa qua, ma non sono molto convinto. Questo cos'è? È un lettore? Portapacchi. Sì, praticamente monta un portapacchi. Oppure c'è anche quello col pacco. Oddio, questo qui ci sta. Questo col pacco, sì. Questo qui? Ok. Ce ne sono altri se no col pacco, cose così? C'è il tetto con i pacchi. Fammi vedere. Il tetto può modificarlo tantissimo. Il tetto, allora, se non sbaglio, è la... Eccolo qui. Ci starebbe, però ho visto quello col tettuccio aperto, sai? Quello col tettuccio, è sì. Così. È tutto aperto, no, così. No, così, quello col... Esatto, così? Così ci sta, così, è bello, esatto, okay. Così. Poi i vetri, c'è i vetri lo, diciamo, lo scarico anche se lo vuole. Lo scarico, vedi, lo scarico. No, sì, così c'è trovo, quello che trovo, va tamarro. In su. Poi c'è questo qui. Così. Così e così. Oddio. Rimarrei con magari quelli più piccoli, quelli piccolini. Sul quelli questi qua base? Esatto, esatto, questi qua base, sì, rimarrei. Ok. Poi c'è il paraurti dietro, posteriore. Sì. O così o così, senza? Così, così o così? Così, così, direi. Così? Così è più bello, sì, sì. Poi c'è anteriore. Beh, a questo punto anche... Oddio, così basso. Con le luci oppure... Così, no, davanti questo qua è più bello, però. Più bello questo. Anche... Questo qui? Sì, così è più bello questo. Parlo anche quella dietro. No, no, è quello differenziale perché questa qua ci sta più di più sul davanti. Poi c'è il coprisole, qua. Sì, cosa per il sole anche serve. Ma penso che sia il colore primario, secondario no, no, e carbonio. No, non lo voglio, no, no, questo è brutto. Perfetto. Poi c'è qui il palafango. Ah, sì. Così c'è solamente il carbonio. Però toglielo, fai vedere un attimo come senza. Sì, così. Vabbè, lascerei così io. Sì, è tutto sì, un stile sì, molto sì. Standard. Poi ci sono le minigonne, ma non sono minigonne, ma tolgono un po' le righe, vedi? Bello! Questo qui toglie quello sul cofano e quello sul poltiere, ma lascia quello in basso. Questo invece ce li ha tutte. Ci sta, tranne, ci sta con no, tutte tutto. Le righe, ci sta con tutte e le righe. Questo invece toglie. Con tutte le righe, okay, sì, allora, sì. Allora lo lascio base. Sì, sì, ci sta così. Poi c'è la griglia, che... Dove? No, no, scherzo, scusa, la gabbia di sicurezza. Mm. E per fargliela vedere devo mettere l'alettone. No, 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 niente capi di sicurezza. No, no, vabbè, però le faccio vedere, magari fai le vedere. Piace. Guardi, le mette un motore più così, cioè prestante, ah. Diciamo così. Oddio. Ah. Bene, questo qui è quello normale, che è un po' vecchiotto, questo qui è nuovo. No, no, rimanere sul tradizionale come prima era prima. Ok. Col portapacchi. Ecco qui. Secondo il cappuccio poi c'è cioè colore primario così oppure in carbonio così non sarebbe male era un altro dei miei pensieri scusate allora, cos'è che l'ultima modifica che ha fatto allora il cofano c'è cioè colore primario che è bianco oppure in carbonio. Io provo a metterlo, primario, provo metterlo un attimo nero blu cioè sì, rosso a base così. Ok, o se no bianco, poi metti un attimo per vedere il confronto. Ma così ci sta bianco. Ci sta, ci sta. Ci sta, ci sta.
stacca. Anche tutto bianco. No, no, bianca no, tutta bianca no. Stacca metà metà si sta. Ok, poi possiamo cambiare. Possiamo cambiare la targa dietro. Allora, fai vedere. Come gliela facciamo? Nera su gialla o blu su gialla, bianca? Nera su gialla, quello lì? So che ci sta, sì. Il nero col con il col rosso un po' più ci sta. Penso sia così, penso stia vada bene, no? Così. Eh sì, penso ci che sta, le sta. Modifiche sono finite. Perché ci sono i neon, ma penso. O se no, aspetta, com'è che era l'altra, la bianca c'era, se aspetta, cos'è che c'era? La bianca, poi ci sarebbe anche la rossa, se non sbaglio, no? Quella io ero aiuta. Ah, di targa. Di targa, sì, sì, perché adesso sto pensando, no? Perché cioè, bianca così con cambiano le scritte, poi blu nera e bianca con la scritta. Questo qui ci rossa. Sta, perché bianca col rosso gli porta un po' il colore della macchina. Lasciare okay, così, lasciare. Ho detto questo. Esatto, ci ho pensato ora. Oddio. Poi la gente, le modifiche sono finite, mancherebbero le ruote, i neon. No, lasciamo così neon. Con il resto. Le ruote neon le lasciamo così perché ci stanno, cioè, sono belle le classiche ruote. Direi che abbiamo finito. A posto. Faccio una riparata io e sì, grazie. Dovrei venire qua anche con un'altra macchina che l'ho fatta brutta. Va bene, va bene. Oltre il contender che è già brutto di su, però. Adam 2 di 55 concluso. Ma? Che c'è? Ma sì. Cioè, ma ci rincontriamo sempre oggi, mamma. Ti piace la mia macchina? Sì, bella. Anche io la voglio cambiare. Molto, molto, molto classica l'ho fatta, ecco io. Faccio fattura. Che bella classica sta macchina. Come scusa? È molto bella, sta classica. Sì, sì, tutto uguale. Sì. Cosa cambia? 55 nei versi dell'impero bene. Siamo un Adam 5. Ok, gliela parcheggio io. Fattura l'hai già fatta prima, però, eh no, ma questa qua è estetica. Ah, è estetica, parte. Capito. Tombola! Occhio, gente. Levo subito, ragazzi. Sì. Devo cambiare la mia Sport GTS che non mi piace. Gialla l'ho fatta, quindi neon gialli, un pugno in un occhio. La nera, opaca. Senza LED. Ok. Questo qui invece il Gondender Adam 2 decido come farlo, basta che sia bello sgomoroide Smith. No, io no, aspetti. Fallo fare a lui. Ma tanto nero opaco ci sta, è già il tradizionale. Metti le ruote, devi mettere le ruote da fuoristrada e basta poi, cioè. Ma io cambierei solo ruote da fuoristrada e basta, cioè, sinceramente. Le vetri oscurate, se esatto, vetri oscurate al massimo e basta, cioè. Col kitino magari, se non costa troppo. Quanto costa? Le faccio un preventivo se vuole. Ruote fuoristrada, avete oscurate al massimo e fuel kit motore, però, basta, fuel kit completo. Prima cioè, facciamo i riprenderci. Adam 2 di 55 è terminato con successo. Spegnerci, le ruote, capite. Mettiamo quelle nuove di ruote. Nuove in che senso? Sono quelle più fighe, diciamo. Sono vedi che cambia il copertone. Da fuoristrada, ecco. Da fuoristrada. Sì, queste qua sono da fuoristrada. Sì. Sono proprio belle esteticamente queste per le macchine da mettere sulle macchine. Fuoristrada su veicoli così sarebbero più belle da mettere le altre, a parere mio. Okay, non hai capito perché il contender è grande come una casa, c'ha le ruote piccoline. Sì, esatto. E per quello che a parere mio, su un contender sarebbe meglio mettere le ruote le altre da fuoristrada, questi posti qua, esatto. Perché non ci sta molto una ruota elegante su un contender, cioè non ha senso. La corsa, che dici? Con le livrette. La livretta corsa, insomma, non sono male. Ne metto uno a piacere suo, quale vuole? Decido. Vabbè, ma mettili deve essere fuori strada, appunto. Tu, cioè. Tu sei più sgomorro di me. No, è così. Questa qua, ecco, sto qua. Questa qua, che bella grossa come gomma. No, questa qui, questa esatto. Qui? Sì, che bella grande come gomma. Ok. Se poi rimane volentieri. Se poi rimane volentieri. No, perché quelle bellissime fighe con tutti i colori, quelle proprio da tamarre, poi non rimangono, se vuoi. E Adam 2 e Adam 5 siete formati da due agenti? Cioè da un agente solo? Negativo, Adam 2 c'è il russo che sono io, però il collega ha dei problemi, non può entrare nella prima. Ok, sennò... Adam 5 invece? Adam 5 è formato da Arriva Strange. Poi ok, Arriva manca solo negativo. Okay. Non posso entrare in questo momento. Mi farei solo motore. Ok. Solo motore vuole, niente freni, niente. Quanto vabbè, costa il completo full kit? Cioè. Ecco, facciamo un full kit completo. Ok, faccio preventivo un secondo.
Adam 5 di 55 al gar centrale. Al gar centrale. Al garage centrale. Gar centrale. Al gar. Al gar centrale, al gar centrale. 34.000 gente. Posso fare 30.000 se vuoi. Tanto, dai. Vabbè, faccio tutto 34, non si preoccupi. Ok. No, faccio lo sconticino visto che la gente e ci protegge ogni giorno. Grazie. Grazie. Ecco qui. Grazie mille. E tu White proteggi sempre i cittadini ogni giorno, bravo. Io. Sì, ovviamente no. Io vado proprio alla radice a togliere dalle. Ecco. Ok, fatto full kit. Ok, grazie mille. Torniamo tra poco. Anzi, grazie. Gliela parcheggio io prima che le cambia le ruote. Grazie. Ecco qua. Torno qui con la. Già, no, adesso facciamo un po' di pattuglia, sennò. No, no, io vado in 17 adesso, quindi. Capisci a me. Capisci a me, capisci a te. Capisci a me. Arrivederci. Stack 2 rientra in centrale con esito negativo, ma abbiamo salvato lo stagio. Ricevuto. Ciao, ciao. Adam 5, siamo fermi al tribunale per aiutare il procuratore che è rimasto bloccato dentro il tribunale. Chiuda. Adam 2, 10, 29. Salve, tutto bene? Tu vai in pattuglia, io vado a fare quello. Ok. Tutto bene? Tutto bene? Sì. Sveglia! Assurdo. Ok, vieni in pattuglia, dai, andiamo. Ma ci ha bloccato 30 minuti. Ah, già sono le 2, no. Sì. Ah, le 14, è vero, ha ragione. Questi vendono la droga. Gente Smith, si va a dormire tra poco, vero? Ah, 3 minuti, sì. Tra 20 anni vuole andare a dormire. Ma è? Andiamo a dormire tutti. Lili, ma che è successo alla Felica? Oh. Ti è fallito, eh? Lo so, io mi ricordo che ci sparavano da dietro, da fuori, non ho capito niente. Mamma mia. Oddio, un po' in anticipo. Stavo blackout. Arrivo subito, ragazzi. Arrivo subito. No, ho fatto un po' in anticipo di 3 minuti. ho fatto un po' in anticipo.
Già. Tra poco dovrebbe già iniziare ad aprirsi. Ok, già ho il server, quindi si può già entrare. Speriamo si siano sistemati questi problemi dello stress, della fame, dei vari problemi di i vari bug del server che sono successi ieri sera. Ma intanto tra poco devo staccare, quindi logo giusto per entrare gli ultimi minuti e poi dopo devo chiudere il gioco perché devo andare a pranzo. Loghiam. Se no, diciamo comunque a prescindere, si lavora bene, dai, ultimamente, dai. Si lavora bene, dai. Solite rapine. Vabbè, ragazzi, io vi dico una cosa, io adesso devo lasciarvi perché devo andare a pranzo, quindi colgo l'occasione per chiudere qui adesso la live. Vi ringrazio tanto per essere stati qui con me, vi ricordo di fare punto esclamativo Discord, punto esclamativo YouTube, con quanto grazie, lo ringrazio, e entrare a iscrivervi al canale YouTube per seguirmi su YouTube per vedere la replica e tutto, e entrare al mio server Discord, c'è cioè un punto esclamativo Discord. Cinna Morol official, grazie per il follow, Morol, nostro tenente, Morol, mio tenente preferito, Morol, tenente preferito di tutti ormai, apparente. Benvenuto nel canale, Morol, ciao. Io comunque vi ringrazio tanto per essere stati qui con me e vi saluto, vi lascio da Ninjo, che sta ancora streamando con Wasca, perché ci sta maratona on, non ho capito bene. Stavo facendo in pratica live infinita, non ho capito bene, di Impero. Quindi vi lascio da Wasca, che sta streamando su Da Ninjo, e vi saluto tanto. Buona giornata a tutti, ci vediamo alla prossima live. Ciao!